La biografia di Johann Carl Friedrich Gauss è, fin dalla prima infanzia, quella di una mente geniale. Nasce a Brunswick, in Germania, nel 1777, da una famiglia di condizioni economiche modeste. Fin da bambino sbalordisce tutti con la sua spiccata intelligenza, in particolare in campo matematico. Secondo un famoso aneddoto, a scuola il burbero maestro assegna agli alunni di 10 anni il compito di sommare tutti i numeri da 1 a 100. Rimane sbalordito quando, dopo pochi minuti, il piccolo Carl presenta la soluzione. Lo stesso maestro raccomanda allora Gauss alla protezione del duca di Brunswick, grazie al sostegno del quale Gauss si iscrive all'Università di Göttingen e ottiene la laurea nel 1799. Nello stesso anno presenta una celebre dissertazione con la dimostrazione del teorema fondamentale dell'algebra. Prosegue negli studi e produce lavori di matematica che segnano passi fondamentali nella storia della disciplina. Si occupa anche di fisica e di astronomia, senza disdegnare incarichi non puramente teorici, come quello di direttore dell'osservatorio di Göttingen o quello per la rilevazione geodesica del territorio dell'Hannover. Non si dedica mai in modo professionale all'insegnamento, ma alleva alcuni giovani che diventeranno a loro volta celebri matematici. Tra tutti spicca il genio di Georg Bernhard Riemann. Molte delle sue scoperte non sono state rese note mentre era in vita. Gauss era un perfezionista e rinunciava a diffondere le sue intuizioni finché non giungevano a una dimostrazione inconfutabile. Pauca sed matura. Poche cose ma mature, era il suo motto. Sembra, per esempio, che sia stato il primo a scoprire le potenzialità delle geometrie non euclidee, ma che abbia tenuto per sé i risultati. I suoi successi sono comunque numerosi e ottengono già in vita grandi riconoscimenti. Nel 1855 riceve dall'Università di Göttingen una medaglia d'oro con l'appellativo onorifico di Princeps Mathematicorum. Muore nello stesso anno. Gauss avrebbe voluto che un poligono regolare a 17 lati fosse inciso sulla sua tomba, ma lo scalpellino rifiutò. Con ogni probabilità, diceva, sarebbe stato indistinguibile da un cerchio.